Ciao, oggi voglio parlarti del colon irritabile e come risolverlo una volta per tutte. Il colon irritabile è una diagnosi che viene fatta quando ci sono tutta una serie di sintomi digestivi, da costipazione, diarrea, pancia gonfia e altri. Ciononostante, di per sé, chi soffre di questi problemi, sapere che il colon irritabile non cambia una virgola. Ho questi sintomi, ok, ho il colon irritabile, però come li risolvo? Generalmente ti viene detto, è dovuto allo stress, sei ansioso. E benché questo possa essere vero, non basta. Altrimenti tutte le persone che soffrono di ansia o che sono stressate, tutte avrebbero problemi di gonfiore, di costipazione, di diarrea, eccetera. Una buona parte ha questo problema, ma una buona parte non ce l'ha. Quindi evidentemente non basta quello. Esistono degli esami che analizzano degli anticorpi che sono presenti nelle persone che hanno il colon irritabile. Benché questo test non sia ancora particolarmente diffuso, è assolutamente inutile. È una spesa di soldi e basta. Una volta che hai questi anticorpi positivi o che ti viene detto che hai il colon irritabile, il problema rimane. O se sai che hai il colon irritabile, allora adesso sì, so che ho il colon irritabile, sì, ho questi anticorpi, adesso allora so cosa fare. No. Generalmente la soluzione che viene data al colon irritabile è prendi questa medicina per la motilità, generalmente un antidepressivo, oppure prendi questo probiotico, stressati di meno, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose che lasciano il tempo che trovano, che non risolvono niente. Molte persone provano prima la strada delle medicine, quindi inghiottendo una serie di pillole, alcuni stanno meglio, altri non hanno nessun beneficio, altri addirittura stanno peggio. Oppure c'è l'alimentazione, quindi togli questo, togli quell'altro, aggiungi questo, è una rincorsa verso i sintomi. E quindi poi magari un giorno mangi una cosa, non succede niente, l'altro giorno mangi un'altra cosa, stai malissimo. Cosa facciamo? Come risolviamo il problema? Allora, come tutte le condizioni dove c'è una parità di salute, anche il colon irritabile è causata da diversi fattori. Sicuramente c'è una componente emotiva, sicuramente può esserci lo stress di mezzo, sicuramente c'è un'alimentazione non adeguata e mangiare bene quando stai bene è un discorso, mangiare bene quando hai un problema, in questo caso digestivo, non è più sufficiente. Il problema di fondo del colon irritabile risiede ovviamente nell'intestino, quindi nelle pareti intestinali, nel microbiota. Quando abbiamo questo equilibrio tra microbi buoni o non buoni che viene alterato, i microbi patogeni prendono campo. Quando prendono campo, comincio ad avere tutta una serie di sintomi. E microbi che normalmente vivono nel colon iniziano a migrare e possono arrivare nell'intestino tenue o anche nello stomaco. Quindi quando si mangia si ha questo stomaco gonfio, questa pancia gonfia, dolore, difficoltà ad andare in bagno, oppure diarrea, oppure un po' uno un po' l'altro. Ma quando tolgo un alimento o una serie di alimenti dalla mia alimentazione, non sto curando il microbiota, sto gestendo i sintomi. Quello può anche essere necessario, però se non vado alla base del problema, il colon irritabile me lo tengo tutta la vita. Quindi la soluzione sta nel riparare le pareti intestinali
e nel portare il microbiota di nuovo in equilibrio. Questo sembra semplice a dirsi, non tanto a farsi. Sicuramente non riequilibrio il microbiota, non creo biodiversità assumendo dei probiotici. Molte persone con questa condizione prendono probiotici e continuano a non stare bene. Alcune persone hanno dei miglioramenti, alcune persone diventano asintomatiche per un periodo. Ma quando il probiotico viene smesso, il problema ritorna. Immagina di avere la gamba rotta e di andare dal medico in ospedale e lui ti guarda e ti dice: ah, hai la gamba rotta? Benissimo, ti metto in sedia a rotelle a vita. E allora tu gli dici: ma scusa, ho la gamba rotta, mettimela a posto, non mi mettere in sedia a rotelle a vita, voglio camminare. Beh, quando prendi probiotici, quando prendi medicine, quando ti limiti a togliere gli alimenti, è come se stessi in sedia a rotelle con la gamba rotta. I problemi ci sono per essere risolti, non basta gestirli. Il problema è che per risolvere i problemi bisogna impegnarsi, ma non per un periodo. Quindi se vuoi risolvere il colon irritabile, è possibile, cambiando gradualmente stile di vita e seguendo la dieta GAPS che porta il tuo intestino in salute, puoi arrivare a risolvere completamente il colon irritabile. Non ci vuole qualche giorno, qualche mese, ci vuole qualche anno. Ma che sia possibile e che tu lo voglia fare sono due cose diverse. Questa è una tua scelta. Se vuoi continuare a stare attento a quello che mangi in continuazione, a prendere l'integratore e la medicina, a fare visite su visite su visite su visite, da uno specialista a destra, un nutrizionista a sinistra, no, questo nutrizionista no, andiamo da quest'altro che mi hanno detto che è più bravo. Ma se vuoi arrivare in salute, è ora, è tempo che diventi responsabile per la tua salute. Sono il dottor Shantikoro, nutrizionista e coach italo-americano. Da oltre 20 anni mi occupo di condizioni croniche. Ma non mi limito alla gestione dei sintomi attraverso medicine, integratori, diete a privazione o esami funzionali. Bensì accompagno i miei pazienti in un vero e proprio percorso di recupero della salute attraverso interventi nello stile di vita a 360 gradi e la dieta GAPS. Perché togliere degli alimenti non risolve il problema se hai il colon irritabile? Perché non è il cibo il problema è il tuo intestino. Quando mangi un alimento, l'alimento arriva nell'intestino, entra in contatto con il microbiota, a quel punto i microbi produrranno delle sostanze infiammatorie o meno. Ma non è il cibo, è il microbiota. Ovviamente ci sono dei cibi infiammatori, tutti i cibi spazzatura sono cibi infiammatori, ma se parliamo di cibo vero, allora in quel caso non è il cibo il problema, ma è il cibo a contatto con il mio microbiota. E togliere quel cibo dalla mia dieta non cambia il microbiota, non crea biodiversità. È per questo che le persone con il colon irritabile vivono gestendo i sintomi invece di risolverli. Ci sono tanti fattori che danno forma al microbiota, uno è la dieta, ma non solo. Il luogo dove vivi, il tipo di lavoro che fai, dove lavori, il tempo che passi in natura, il tempo che passi al sole, la tua condizione fisica, fai una vita sedentaria, fai una vita attiva, com'è il tuo stato emotivo? Perché tutto quello che passa dalla testa si scarica sulla pancia. Quindi tutte queste cose devono essere considerate, devono essere affrontate e piano piano devono essere cambiate. Quando crei attorno a te una sfera di salute, ciò che mangi trova un ambiente completamente diverso. E puoi farci caso da solo, quando sei arrabbiato, stressato, mangi una cosa,
ti fa male, lo fai quando sei tranquillo, magari non ti fa niente o ti fa meno male. Ma il ruolo dell'alimentazione insieme allo stile di vita è di creare biodiversità, di creare abbondanza nel microbiota e di riparare le pareti intestinali. E se togli degli alimenti e basta dalla tua dieta, se inghiotti delle pillole di integratori, non succederà niente. Quello che ottieni è quello dopo un anno, dopo 5 anni, dopo 10 anni, dopo 15 anni, dopo 20 anni. Stai gestendo i sintomi. Ma se cominci a introdurre cibi che aiutano a riparare le pareti dell'intestino, come la glicina, il collagene, la gelatina e tanti altri, se cominci a introdurre cibi che creano biodiversità nel tuo intestino, che creano abbondanza, e se in cima a questo inizi a creare un modo di vivere che favorisce l'abbondanza nel microbiota, perché non è mica solo la dieta che modula il microbiota. Un esempio classico è il sole. L'esposizione della pelle, specialmente la pancia, al sole crea biodiversità nell'intestino, altro che gli integratori probiotici. Quindi, una volta che abbiamo riparato le pareti intestinali, una volta che abbiamo creato biodiversità nell'intestino, l'intestino inizia piano piano a guarire e quindi i tuoi sintomi cominciano a sparire. E quindi nel tempo i cibi che prima ti creavano problemi non lo fanno più. Ma il cibo è lo stesso, ma quello che è cambiato è il tuo intestino. Quindi una soluzione definitiva al colon irritabile esiste, ma ci hai messo anni per svilupparlo. Ci impiegherai qualche anno per tornare in salute. Ma non può essere una cosa che fai per un periodo. Devi creare una nuova versione di te stesso o te stessa, creando nuove abitudini e seguendo la dieta GAPS per il periodo necessario, generalmente almeno 2 anni. E ovviamente più profondi sono i danni nel microbiota, più il cammino è lento e lungo. Ma è meglio un cammino lento e lungo che alla fine ha una soluzione, che è un cammino dove continua a vivere come sempre vissuto e non risolve un bel niente. Sono il creatore del primo programma italiano per il recupero della salute, l'ho chiamato Medico di te stesso. Se vuoi prenotare una consulenza, contattami, uno dei miei consulenti ti darà tutte le informazioni di cui è necessario. Trovi il link nella descrizione oppure mandami un messaggio su Facebook Messenger. Ti ricordo che tutti i martedì dalle 20 alle 21 all'interno del mio gruppo chiuso Chiedi al Dottor Coro rispondo, tra tutte le domande che mi vengono fatte, alle più interessanti in una live tutte le settimane. Se questo video ti è piaciuto, clicca al like e se pensi che possa essere di aiuto ai tuoi amici e familiari, condividilo. Per ricevere notifica ogni volta che viene caricato un nuovo video, iscriviti al canale. Ci vediamo nel prossimo video.